Nel nord-ovest della Grecia, ai piedi della pianura della Tessaglia, sorgono delle particolari conformazioni rocciose di arenaria, a falaise, sopra le quali, nel 1300, i monaci ortodossi costruirono dei monasteri per difendersi dall'invasione dei turchi. Sant'Atanasio, uno dei primi asceti fondatori di monastero, nel 1100 definì in mezzo all'aria, ossia Meteora, questa località. Successivamente vennero costruiti questi monasteri che fino al secolo scorso erano raggiungibili solo con scale di corda o con carruco. Il primo monastero che visitiamo è quello della Gran Meteora. È stato costruito alla metà del 1500 e vi si accede attraverso una scala di roccia. Ha una regola analoga a quella dei monaci del Monte Athos, qui vediamo uno dei sacerdoti, ed è noto perché ha una cappella interna con dei dipinti di particolare interesse che si sono mantenuti perfetti col passare dei secoli, grazie proprio al tipo di vetrate che erano state costruite con vetri che non lasciavano passare i raggi ultravioletti. Vediamo le scene della trasfigurazione che sono ancora rimaste intatte dalla metà del 1500. All'esterno, nella zona che non è di clausura, possiamo visitare alcuni giardini e vedere anche la parte che dall'alto domina il paesaggio. Qui vediamo un altro dei monasteri costruiti sopra questa falaise. E poi dall'esterno vediamo il monastero di Agia Triada, che è stato reso noto perché vi venne girato il film di 007 Solo per i tuoi occhi. E chi lo ha visto ricorderà questo paesaggio e in modo particolare ricorderà anche la discesa da questo picco fatta con la scala di corda dal nostro 007. Noi invece ci accingiamo a visitare un monastero di suore. Queste hanno il loro giardino a livello. Entriamo nel monastero che era stato danneggiato nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Oltrepassiamo il giardino delle suore ed entriamo nell'interno per visitare la cappella, che è stata ricchissima perché lì vi aveva soggiornato anche l'imperatore Paleologo nel 1300. Percorriamo un portico ed arriviamo fino all'accesso alla chiesa, nella quale però non è possibile fotografare né filmare, quindi ci accontentiamo delle riprese dall'esterno. Usciti fuori dalla parte sacra, anche da qui vediamo dall'alto la città di Kalambata, che è la porta di accesso alle Meteore. E con questo antico monastero concludiamo la nostra visita in questo fantastico territorio. Rientriamo verso Atene e con una nave da crociera giornaliera andiamo a visitare le isole del Golfo di Saronico, partendo ovviamente dal Pireo. La prima che vediamo è l'isola di Poros, una piacente località con delle case tutte molto ben tenute che si affacciano al porticciolo. Verso l'alto c'è un monastero
che noi però per motivi di tempo non riusciamo a visitare. E quindi ci addentriamo lungo le stradette che si innalzano dal porticciolo della città. Dall'alto si riesce a vedere la costa di fronte con tutte le barche che sono alla fonda in questo specchio di mare limpido e molto gradevole. Riprendiamo la nostra nave da crociera per raggiungere un'altra delle isole vicine del Golfo di Saronico. Sbarchiamo nell'isola di Idra, che è veramente deliziosa. Non vi si possono sbarcare auto, quindi è totalmente un'isola pedonale. E noi la percorriamo salendo in mezzo a stradine circondate da bougainville che sono ancora fiorite. Intanto, lungo il porto, vediamo fermi i somarelli che sono il mezzo di locomozione locale. Lasciamo con un certo rimpianto l'isola di Idra e ci spostiamo con la nostra nave verso Egina, che è l'isola di maggiori dimensioni e quella nella quale ci sono anche dei resti archeologici. Purtroppo il maltempo non ci consente di poterla visitare in tutti i suoi aspetti, per cui diamo uno sguardo al porticciolo, vediamo una parte con un promontorio sul quale sorge un'antica rocca che doveva vigilare l'accesso di eventuali pirati, guardiamo i negozietti che ci sono sotto un porticato, ci avviciniamo a vedere la chiesa monumentale del posto, sempre accompagnati dalla pioggia. Anche questa chiesa ha un interno veramente interessante, riprende sempre il motivo delle icone. In questo caso si tratta di icone che sembrano settecentesche, un po' come la struttura della chiesa. Sul porto sono ormeggiati dei bei velieri e noi intanto riprendiamo la nostra nave e siamo allietati dallo spettacolo che viene offerto dall'animazione di bordo. Volge al termine e salutiamo le isole del Golfo e torniamo a casa.